Bentornati sul canale YouTube di Round 2. Siamo pronti per raccontarvi le nostre impressioni su un altro dei giochi presenti qua ai Play Days della Summer Game Fest. Siamo a Los Angeles, lo vedete, e stavolta entriamo nelle pertinenze di Capcom per parlarvi non di Monster Hunter Wilds, arriverà anche il contenuto dedicato all'hunting game di Capcom, ma invece di un prodotto un po' più particolare che ci aveva colpiti fin dalla presentazione per la sua estetica molto molto particolare e anche per la sua struttura davvero atipica. Ovviamente ci riferiamo a Kunitsugami Path of the Goddess, titolo che ha svelato proprio nell'occasione dell'evento di apertura della Summer Game Fest la sua data d'uscita. Arriva molto prima del previsto, in particolare il 19 di luglio. Bravo che te lo ricordi, vedi, ti passo la palla, ma tu c'hai questa memoria per le date che è abbastanza clamorosa. Marco lo ha giocato e ha effettivamente, diciamo, scoperto un gioco molto fuori dagli schemi. Sì, assolutamente. Un po' pazzo anche nella concezione, sì. Sicuramente coraggioso, forse anche un pochino difficile da interpretare. È tutto vero, guarda, a maggior ragione ancora più difficile da interpretare alla luce di una delle informazioni che sono emerse appunto durante l'evento della Summer Game Fest, ovvero oltre alla data di pubblicazione vicina, più forse vicina del previsto, anche il prezzo. Ricordiamo che è un gioco che sarà disponibile all'interno del catalogo Game Pass, quindi lì non costa nulla, in zona Xbox. Altrove è prezzato a 50€, che è un price point secondo me abbastanza difficile. Spiego subito perché. In generale voglio fare un po' una distinzione che non deve sembrare una distinzione paracula, ma scindo molto quello che può essere il mio parere personale, che sono sensibile, diciamo, a un certo tipo di contenuti abbastanza diversi dal solito, bizzarri eccetera. Cioè, un gioco che a me è piaciuto molto è Odama, il flipper su GameCube eccetera, però cioè, mi rendo conto che nel piacermi una cosa del genere ha ovviamente tanti limiti. Kunitsugami non è strano come quel gioco di Utsaito, però un pochino sì per certi versi, ed è davvero un mix molto curioso tra uno strategico e un action. Un plauso in generale va fatto a Capcom, secondo me, per averci creduto, perché non era banale, secondo me, portare avanti, certo, un concept del genere, anzi. Al tempo stesso, però, devo ammettere che ci vuole tanto coraggio, soprattutto nel contesto di oggi, a presentarsi con un videogioco del genere, comunque prezzandolo a 50€. Sì. Perché è un ibrido, come dicevo, tra un action e uno strategico. L'abbiamo a volte un po' raccontato, fermo restando che non avevamo mai avuto modo di metterci le mani sopra, come per certi versi una versione di Pikmin più adulta con gli yokai. Giocandoci vi posso dire che non è così, nel senso che non hai quella sensazione di gestione multipla di Pikmin, ma è più un gioco di gestione delle risorse. Non hai neanche forse l'idea di esplorazione di questo mondo, cioè no, è proprio molto basato su dei momenti di scontro che hanno la forma di un tower defense in cui devi fare micromanaging di risorse. È esattamente così. Considerate che il gioco ha questo setting Giappone fantastico con due caratteristiche peculiari. Da una parte questa enfasi sulle forme che ricordano i frattali, quindi questa idea di geometria, matematica applicata però a un contesto che ricorda molto anche Onimusha, per intenderci, e dall'altra l'enfasi fortissima sulla danza. È un gioco stracolmo di significati, ammetto di non essere così esperto nella cultura, nel folklore giapponese, ma sicuramente per gli impallinati sarà sicuramente anche molto, come posso dire, affascinante esplorare tutta quella che è la mitologia del gioco, certo, stesso, nel senso che pensate che per esempio alla base in cui ci si potenzia tra un livello e l'altro ci sono tutta una serie di medaglioni, grani di un rosario shintoista, addirittura dei dolci che possono essere equipaggiati, tra l'altro fatti con un rendering 3D bellissimo. I giapponesi quando devono renderizzare il cibo, lo sai, sì, proprio Capcom sta impazzendo, in questo caso c'era un modello 3D di un dolce con fagioli a zucchi, ho detto no, cazzo, è vero,
però lo potevo muovere, quindi cioè, non era una foto, però sicuramente era fatto molto molto bene. E dicevo, cioè, tutta questa, secondo me, pervasività della cultura giapponese e anche di questa idea del flusso, della danza, del corpo che serve come strumento per portare qualcosa di motivazionale e religioso, è sicuramente potente. Viene messo al servizio di un gioco che è davvero unico, nel senso che Kunitsugami si divide in due grandi momenti. Hai le fasi di giorno e le fasi di notte. Le fasi di giorno hanno un tempo che scorre lentissimo. Ok. Devi, va in tempo reale, ma volendolo puoi velocizzare con la pressione del tasto L1 più triangolo, che già è un combo di tasti particolare. Cosa succede nelle fasi di giorno? Tu hai questi livelli, è diviso assolutamente a missioni, quindi carica la mappa di quello specifico livello e tu con una visuale che a volte sembra quasi 2D, cioè il gioco è assolutamente 3D, ma è molto bassa, è molto laterale, devi cercare di esplorare, volutamente ti mette un po' il bastone tra le ruote, quindi hai un sentiero principale con magari qualche piccola diramazione. Tu esplori e mentre esplori cosa trovi? Trovi questi elementi che fanno parte di il solito, diciamo, idea di corruzione, sporco, malessere. Okay. Qui è sotto forma anche di piante che sembrano essere un po' velenose e di esseri umani che vengono racchiusi dentro dei bozzoli, diventano delle creature avvizzite. Tu ti avvicini e agitando la spada, tenendo premuto il tasto cerchio, su PlayStation 5 io l'ho giocato, i personaggi si liberano di questa corruzione e quindi purificano l'ambiente. Mentre fai questa cosa ottieni una risorsa. Questa risorsa sono delle palline rosa, delle sferette, delle sfere rosa che servono per gestire sostanzialmente tutto. Ottieni queste sfere che hanno una doppia valenza. Soprattutto da una parte c'è quella di trasformare i popolani, gli uomini del villaggio, chiamateli come volete, in qualche cosa, in unità vere e proprie, altrimenti sono indifesi e alla merce dei nemici. Spendendo 50 di queste sfere, per esempio, si può trasformare uno di questi personaggi che si salvano in un uomo che combatte con un'ascia, oppure okay, in un arciere. Gli dai una classe sostanzialmente. Esatto, immediatamente loro prendono quella classe lì. L'altra cosa che invece puoi fare è quello di portare questa dea danzatrice, questa figura importantissima, che non combatte, ammantata di tutta una serie di vestiti particolari, di tatuaggi addosso, chiaramente una figura di stampo religioso, la devi condurre attraverso il livello a un altare. L'altare è il classico tori, il classico portale giapponese attraverso cui di notte appunto arrivano i mostri. Cosa succede? Che la stessa risorsa che serve per appunto attribuire una classe in tempo reale ai personaggi è anche la risorsa che permette a lei di muoversi all'interno del livello. Come lo fai? Ti posizioni davanti al personaggio, tieni premuto ancora una volta il tasto cerchio e il tuo protagonista mette la spada per terra e in automatico corre. Corre consumando molto più velocemente questa risorsa di palline rosa e andando quindi a delineare un tragitto che va dal punto di partenza all'arrivo, che è il tori. Nel frattempo il cronometro, come dire, l'orologio in game avanza e sopraggiunge a un certo punto la notte, soprattutto se il vostro personaggio, cioè il personaggio della dea, non è ancora arrivato, diciamo, all'altare. Quando si scatena la notte, Kunitsugami cambia completamente e se la prima parte è quella di raccogli risorse, la notte diventa sopravvivi. Investile sopravvivi. Esatto. Cosa succede? Con la pressione del tasto R1 si entra in una pausa tattica nella quale, vi avverto, si entra e si esce spesso. È un gioco che ha un ritmo tutto suo e anche a volte un po' frammentato. E lì diventa il tower defense che vi descriveva un pochino sommariamente Francesco, ovvero tu hai il controllo del tuo personaggio con cui si combatte con un action assolutamente blando. Sì, non c'è un combat system vero e proprio, no, sostanzialmente. Considerate che ci sono quattro mosse da fare. Sì. Quadrato,
che è l'attacco base, sì. Quadrato e triangolo, che è l'attacco base con una finisher che fa una specie di uppercut verso, sì, l'altro, quadrato, quadrato, triangolo, quadrato, 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 triangolo, mosse, quindi, incredibili, servono per combattere contro i nemici, ma quello che è essenziale fare e che ti distingue di fatto tra il fare tutto tu e invece la componente tower defense, che è molto preponderante, è schierare nella maniera più agevole possibile i vari elementi, le varie personalità del villaggio che tu avevi salvato prima. Come lo fai? Dicevo, premi R1, pausa tattica, scegli con un sistema di carte anche molto bello dal punto di vista della UI, di nuovo c'è grande cura nel raccontare questo Giappone feudale, scegli il singolo, per esempio taglia legna, e dici che tu devi stare in questa zona qui, proprio muovi un cursore stile mouse e lo posizioni dove ti serve, dove pensi che abbia senso, tu vedi, ed è la cosa fondamentale che ti deve dare l'indicazione di come lo posizioni nel modo migliore possibile, una specie di pointer, che di puntina, che ti dice ok, il personaggio staziona qui e attorno a lui vedi in verde la sua area dove d'azione attacca. Se, esatto, mi dicevi che se c'è l'arciere lo metti su una collinetta, magari aumenta la sua area d'azione, sì, quindi c'è un po' di strategia nel posizionamento. E poi per il resto come funziona? Con un sistema di debolezze tipo carta, forbice, sasso? No. Cioè c'è l'avversario che subisce di più? Allora, per quello che ho visto io ci ho giocato una quarantina di minuti. Considerate che il gioco aveva tre livelli, con una demo a tre livelli, ma in realtà io avevo capito che mi sembrava che ci fosse di più, tant'è che sono rientrato perché ti faceva salvare. In quale demo salvi? Secondo me era semplicemente il gioco intero, completo. Esatto. Sì. Sono rientrato e mi sono fatto tutto un altro livello in più, tant'è che è arrivato poi uno di Capcom e mi ha detto guarda, ti faccio smettere perché ho visto che hai ripreso bene, ma in teoria non ci dovevi manco arrivare qui. E per quello che ho visto io, le classi diventano anche un pochino di più. La cosa positiva è che ho avuto una costante sensazione di sviluppo, incremento, eccetera, eccetera, nelle abilità mie, nella quantità di nemici, nel posizionamento, in quanti altari con le invasioni stessero, come dire, sbloccandosi in contemporanea. E quindi, come vi dicevo, quando poi tu hai posizionato il tuo compagno, diventa un auto-battler, cioè semplicemente, certo, loro con delle tempistiche loro attaccano, caricano, fanno delle cose. Tu nel frattempo devi tenere un occhio ovviamente su ognuno di loro, ovviamente ancora di più sulla guardiana che sta nelle retrovie. Lei non si difende, cioè se viene attaccata in pochi colpi muore. A schermo ti viene scritto dappertutto, è quasi sotto attacco se si avvicinano troppo a lei, è sotto attacco se proprio le stanno consumando la barra dell'energia, e in generale devi quindi sopravvivere a queste ondate. Chiaramente cosa succede? Quando tu o un tuo compagno uccidete un nemico, droppano le sfere di cui parlavamo che prima. Che voi dovete utilizzare poi per... Esaurita la fase di notte, certo, torna il giorno e quindi cosa fai? O potenzi di nuovo i vari personaggi, per esempio cambiandogli la classe. Questa cosa nei primi livelli succede poco, più avanti ho visto che invece è fondamentale. È un gioco di costante gestione, devi guardare bene cosa sta succedendo. In questo devo dire che è strano l'approccio di Capcom, perché ha una visuale estremamente ravvicinata che appiattisce un po' tutto, invece che darti una sensazione di tridimensionalità e di controllo della mappa, sembra che voglia addirittura un po' limitarti, per esempio, anche quando devi riposizionare in tempo reale, cioè pausa, metti in pausa e in tempo reale posizioni i nemici, cioè, scusate, i tuoi compagni, non è facilissimo avere una visione d'insieme per capire dove è meglio posizionarli, è tutto un pochino soffocato, ma volutamente. E dicevo, quando poi torna giorno, per esempio, tante delle risorse che hai farmato durante la notte ti servono per, di nuovo, tracciare il sentiero e mandarla avanti. È impossibile, per esempio, spostarla in una volta sola. Dico, consumo tutte le palline, perché altrimenti sarebbe senza difese esatto, e te l'ammazzano. Esatto, da solo non ce la fai a fare tutto. Tu quindi sei molto più forte dei compagni, sì, sì, però da solo non ce la fai. Quindi le risorse che tu trovi nella fase iniziale ti servono per partire, ma poi quelle che raccogli durante la notte uccidendo i nemici ti servono per mandare concludere avanti il livello. Lei, sì. Okay. Considerate che i livelli non sono da punto A a punto B, ma sono magari da punto A a punto B a punto C, quindi hai più anche altari. Quando la dea raggiunge il primo magari dei tori,
dei portali c'è un minigioco in cui devi tenere al centro di un elemento sferico, se non ricordo male una specie di uovo, comunque una cosa del genere, che muovi con una certa inerzia. Se lo tieni al centro nel modo migliore possibile, l'hai sicura e recupera anche magari tutta l'energia. Quindi questo è un modo per, diciamo, tramite una specie di checkpoint, cercare di ridare una possibilità in più se magari hai giocato un po' male la parte precedente. E poi, come vi dicevo, tu sostanzialmente quindi in tempo reale devi aggiustare: guarda, in questo momento vedo che stanno arrivando tanti nemici volanti, meglio avere più arcieri. Vai vicino a un tuo compagno, gli dici, spendendo altri 50, quindi è come se lo rievocassi, lui immediatamente diventa un arciere. E sostituisci la classe. Sì, esatto. Okay. Considerate che tutto questo dà al gioco un flusso particolare. È un gioco che da un lato cerca un po' di metterti ansia, perché comunque hai davvero questa sensazione di venire costantemente invaso da nemici di un altro mondo. Dall'altro però è anche abbastanza lento nel combat, cioè proprio ci vuole un po' di tempo perché sia i tuoi compagni che anche tu eseguite le azioni. Mi dicevi c'è anche un sistema di progressione, proprio di sviluppo delle classi. Assolutamente, perché sì, di stage in stage tu puoi investire un'altra risorsa, dei talismani probabilmente, che ti permettono proprio di migliorare quelle classi che citavi. Quindi progressivamente avrai un arciere che, a quanto ho capito, costerà sempre 50 assegnarglielo. Sì, però è più forte, è più potente perché ha più vita o fa più danno o ha delle caratteristiche extra. Guarda, i livelli, solo per concludere, sono strutturati in quel modo che vi descrivevo, quindi via principale, delle piccole diramazioni. A volte queste diramazioni portano a degli altri altari che sono diroccati, a volte invece gli altari sono più di uno, e quindi, cioè i portali, scusate, subentrano nemici da direzioni diverse. Nei livelli potete trovare due cose. La prima, oltre ovviamente agli alberi che vi dicevo e i bozzoli che servono per evocare le persone, potete trovare delle cure sotto forma di cibo. Questo cibo può servire per curare il tuo personaggio o per curare i compagni. Se ti avvicini a un compagno, vedi che hanno una specie di scroll, non mi viene in italiano, una pergamena con un'illustrazione giapponese. Più vengono feriti, più la pergamena diventa rossa. E quindi tu puoi andare vicino a uno e o cambiargli classe o dargli una delle cure, però sono in comune, quindi o curi te o curi lui. E l'altra cosa che si trova in giro sono degli animali, che sono degli animali corrotti. Ci sono dei cervi, ci sono dei conigli, ho visto un cinghiale a un certo punto, scappano. Le hitbox nel colpire gli animali te le raccomando abbastanza, si capisce che non vuol fare quella roba lì il gioco, ma la butta dentro. E un po' come succedeva, per intenderci, in Golden Axe, quando dovevi dare il calcio al nanetto che ti droppava la roba, stessa roba, questi sono un po' evasivi, se li colpisci un paio di volte ti lasciano una curellina. Facendo questa cosa completate i livelli hanno dei bonus extra, tipo finiscilo entro un minuto, finiscilo facendo uccidere più nemici ai tuoi compagni del villaggio rispetto a quelli che ammazzi tu, eccetera eccetera. Quindi hai degli incentivi alla rigiocabilità, volendo. Perché ognuno di questi obiettivi ti ricompensa con delle cose extra. Tra un livello e l'altro, come dicevi tu, puoi potenziare il tuo personaggio con delle abilità speciali, tipo un attacco che magari rinvigorisce quelli attorno, oppure un attacco diretto dove tu fai più danno. Hai la possibilità di avere dei medaglioni che fanno delle cose diverse. Come vi dicevo, ho avuto questa sensazione di continuo incremento anche nella quantità e nella tipologia di nemici che arrivano. A un certo punto c'era un bossone da affrontare, quindi c'era praticamente solo lui, dovevi capire un po' come posizionarti. È un gioco anomalo, è un gioco strano, è un gioco diverso, è un gioco che secondo me può anche piacere e arrivo a dire innescare pure un certo effetto droga. Secondo me è una fetta molto limitata di persone, sono convinto che risulterà a dir poco straniante e bizzarro per la maggior parte del pubblico. Certo. E arrivo a dire che proprio in quest'ottica sono felice che esista Kunitsugami. A 50 euro, anche per quello che è il valore produttivo di un titolo che, basti dire, esce anche su PS4, non è facilissimo. Un po' rischioso, cioè rischiano di, insomma, avere un riscontro a fronte di un'opportuna
come posso dire, volontà di provare a fare qualcosa di nuovo, di avere un riscontro negativo e magari poi si fermano, sarebbe un peccato. Sì, diciamo che non ho capito neanche, perché non ho avuto modo di parlare con nessuno sviluppatore, qual è per esempio anche la durata del gioco. Certo. Perché sai, magari costa così perché dura un botto, ci sono tantissimi livelli, eccetera. Da quello che ho visto mi è sembrato anche un filo ripetitivo, nel senso che io ho sbloccato nel corso della mia appunto partita già altre due classi, quindi c'era il taglialegna, l'arciere, un monaco che invece di attaccare stannava i nemici, quindi li stordiva, crowd control, esatto, li fermava e poi magari tu arrivavi lì, gli facevi la finish. Tower defense classico, totale. Totalmente. Poi ce n'era un altro che ho sbloccato dopo, molto più costoso, che curava i compagni, quindi probabilmente tu li metti anche magari giù a cerchio nelle arene. Un'arena più avanzata che ho visto, c'erano oltre a delle scale che permettevano di far salire gli arcieri e quindi di estendere il loro range di attacco, delle zone con un cerchio a terra, con un altare particolare, dentro lì i tuoi compagni facevano più danno. Okay. E ci sono anche delle piccole zone dove tu, soprattutto di giorno, anzi obbligatoriamente di giorno, devi mandare i tuoi compari a ricostruire un ponte, a costruire un ulteriore altare che magari buffa la gente che sta lì vicino. Sì, 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 sì. Quindi hai un minimo di interazione ambientale che però costa tempo, quindi tu dici mando quelli lì, avanzi la giornata. Beh, eccetera, eccetera. Cioè sembra veramente un'evoluzione di un tower defense reso un pochino più dinamico e sicuramente anche molto più sopra le righe proprio dal punto di vista estetico. Estroso, cioè. Sicuramente, certo. È anche strana come scelta, perché questo non lo neghiamo, i tower defense erano esplosi in un momento 10 anni fa. 10 anni fa, e fra l'altro in ambito mobile, cioè su console, c'era qualche cosa che era arrivato con la serie Pixel, non so se te la ricordi. Pixel Junk. Sì. Però comunque sì, erano rimasti molto confinati in ambito mobile, quindi vederli fare questo salto a questo genere è un po' particolare, con un price point sicuramente ambizioso. Vabbè. Guarda, è un gioco a cui comunque voglio un po' empaticamente bene, però al tempo stesso è strano e davvero per certi versi anche un pochino più limitato di come me l'ero immaginato. Però io non vedo l'ora di rimetterci le mani sopra. ecco la bimbo marcata finale. È talmente la follia che gli voglio bene, ripeto, davvero. È strano. Ci sta. Guarda, vi racconto solo un ultimo retroscena di chiusura. C'erano un tot di postazioni per provarlo e l'ho proprio notata questa cosa. Non mi ricordo se erano 8 o 10, ma tendenzialmente si avvicinavano tutti a provarlo e non finivano la demo. Ho visto due persone starci attaccate come due ossessi, uno ero io e l'altro era Maximilian Dude, lo youtuber americano che si era portato tutta la roba di cattura. E sono andato, ho visto Monster Hunter Wild, sono uscito ed era ancora lì a giocare. Lui si era preso bene. Due tossici e tutti gli altri tipo, ok, grazie, a posto così, ed erano seduti a parlare. Va bene, ragazzi, grazie mille per averci seguiti, grazie a Marco per aver condiviso queste impressioni, speriamo che questa preview vi abbia fatto piacere. Nel caso, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, chiamate tutti, perché il coverage della Summer Game Fest di Round 2, mamma mia, levati! E cercate, perché tante cose noi dobbiamo ancora pubblicare, ma magari tante altre le abbiamo già pubblicate, c'è un botto di roba, perché quest'anno qui a Los Angeles non vi lasciate trarre in inganno dagli eventi digitali, esatto, che sono stati sottotono, perché in realtà i play days di roba da provare ce n'era come. E quindi restate da queste parti, ciao!